Si chiama Versi di Luce, la kermesse dei cori di fiction, video arte e video poesia che si terrà a Gela nei locali della chiesetta San Biagio da sabato 19 a lunedì 21 marzo prossimi. La serata conclusiva coinciderà con la Giornata Mondiale della Poesia, istituita dall'UNESCO. Prima della tappa gelese, un incontro si terrà a Modica. L'iniziativa è promossa dalle associazioni Renovatio e Stella Maris e patrocinata dal Comune di Gela. Versi di Luce è un festival che è nato 8 anni fa e c'è questa collaborazione con la città di Gela da 2 anni. E la cosa interessante, appunto, da mettere in rilievo è questo filo che unisce Modica e Gela, che è riguarda in maniera particolare le location quasimodiane. Infatti, come sapete, Salvatore Quasimodo è nato a Modica e ha avuto un piccolo passaggio nella città di Gela e proprio il festival è dedicato a Salvatore Quasimodo. Riteniamo la cultura e il cinema una risorsa fondamentale per i cittadini e per il popolo, che ha bisogno di nutrirsi anche di questi eventi emozionali, anche perché fare cinema e fare poesia significa anche comunicare emozioni. L'uomo ha bisogno di tutto quanto, ha bisogno delle cose serie, delle cose meno serie, ha bisogno di cultura, ha bisogno di passione, ha bisogno soprattutto di emozioni. Con questo evento, che è in concomitanza anche giorno 21 con la Giornata Nazionale della Poesia, Renovazio vuole celebrare, appunto, insieme a Stella Maris e insieme alle altre associazioni, vuole celebrare questa giornata che non deve essere dimenticata, ma anzi deve essere una giornata di sprono per tutti quanti e per che ci possa aiutare a vivere di queste emozioni. Il festival sarà articolato in 3 giorni. Avrà un inizio a Modica come primo giorno e gli altri due saranno qui ospitati a Gela. Noi come Renovazio sposiamo con entusiasmo per il secondo anno consecutivo questo evento culturale di altissimo profilo qualitativo e ospiterà la proiezione di numerosi cortometraggi, tutti d'autore, che potranno essere votati dal pubblico che quindi avrà sicuramente il diritto di dare un proprio contributo, una propria partecipazione, e questo, come dire, si instaura nella logica di una crescita culturale proprio della popolazione ed è uno dei propositi che è nello statuto della nostra associazione, quindi quello di promuovere la crescita culturale, in questo caso in campo cinematografico della nostra comunità.